Iniziamo il dibattito Inter-Juve, uno scudetto a due, insomma. Uno scudetto a due in un campionato in cui praticamente sembrano l'uno l'opposto dell'altro, no? Sì. Cioè le due squadre che viaggiano quasi all'unisono, c'è cioè pochissima distanza, l'Inter è sempre prima, poi viene superata il venerdì, poi controsorpassa la domenica o il sabato, insomma è una lotta continua. Però con due modalità totalmente differenti, e io andrei subito da questo punto di vista da Massimo. Massimo, sono due squadre che mettono in mostra, io non dico una migliore e una peggiore, ma sono due calci differenti. Ma allora, hanno due allenatori differenti, ma hanno anche interpreti differenti. Sostanzialmente, secondo me, l'Inter ha qualità, credo, in tutte le parti del campo, ha un organico più completo e più profondo. La Juventus, secondo me, era stata creata per raggiungere degli obiettivi, ma i personaggi, gli interpreti che erano stati, diciamo così, ingaggiati per raggiungere questo obiettivo si sono praticamente dileguati, perché io non parlo solo di Pogba o di Fagioli che non ci sono più, e Pogba comunque era stato preso e acquistato per fare quel salto di qualità ed erano stati spesi anche ed erano stati investiti a livello di ingaggio parecchi soldi, però credo che altri giocatori come lo stesso Di Maria, Paredes, siano stati ingaggiati per cercare di dare diciamo così qualità a centrocampo, davanti, lo stesso Vlahovic che però è rimasto. Quindi credo che alla fine la Juventus sia lì per sicuramente un atteggiamento che è quello della compattezza, della diciamo così della classe operaia che cerca di arrivare al risultato a qualunque costo, e con sicuramente una difesa che ti mette comunque in difficoltà, nel senso che fai fatica a fargli gol, fai fatica a creare occasioni. Il Napoli è riuscito, forse l'unica squadra che è riuscita a creare più di un'occasione da gol nell'arco dei 95 minuti rispetto a tutti quelli che la Juventus ha giocato, rispetto a tutte le partite che la Juventus ha giocato in precedenza. L'Inter invece mi sembra una macchina da guerra, mi sembra una squadra, ribadisco, molto più profonda, con molta più qualità, con molta più esperienza, però è più forte, però quello è che più forte, dico, però non è detto che poi alla fine voglio sentire poi Borrelli vincano le più forti, non è certo. Detto, ci può stare, io ricordo la Juve. Lascia stare gli interpreti diversi, perché non si può paragonare la prima Juve di Conte a questa, perché la prima Juve di Conte aveva dei giocatori straordinari come Pirlo, Buffon, Barzagli, Bonucci, eccetera, Vidal, Marchisio. Però il Milan di quei giorni, lo dicevano tutti, era più forte, più completo, eccetera, eccetera, anche forse perché dicevano che Pirlo era finito, aveva Ibra. C'era Ibrahimovic, c'erano giocatori importanti, Nesta, Thiago Silva, eccetera. E poi però ha vinto una squadra che era sostanzialmente meno forte, perché è arrivata lì con le unghie e i denti. Ma senza andare lontano, il Milan di Pioli, Anche il Milan di Pioli, secondo me era meno forte, l'ho sempre detto, di quell'Inter. Sì. Se posso dire, Massimo, mi hai servito un po' l'assist, nel senso che quello che possiamo dire tra la Juventus e l'Inter è sicuramente la differenza appunto delle panchine. Da una parte una panchina veramente lunga, mille possibilità di scelta e di adattare i giocatori, Michele, perché comunque l'Inter, se non vado errando, ha provato ben 8 terzetti di difesa diversi, forse oggi in allenamento hanno provato addirittura un nono, e quindi sicuramente questo è un valore aggiunto che non soltanto la Juventus ma tutte le altre squadre non hanno. No, l'Inter sicuramente, come diceva Massimo, una rosa più profonda, ma è un dato oggettivo, però è anche oggettivo che ha una competizione in più, che non è una terza o quarta coppa ma è una Champions, che è una competizione molto impegnativa. Abbiamo visto per esempio come l'anno dello scudetto del Milan, che diceva adesso Massimiliano, l'Inter è bastato il Liverpool agli ottavi per innescare un doppio infortunio che poi ha bloccato le rotazioni, i famosi 7 punti in 7 partite, un calo fisico. Il Milan stesso, che quando ha vinto lo scudetto poi era uscito dalle coppe. Il Napoli no, perché l'anno scorso il Napoli ha dominato il campionato e è arrivato fino ai quarti di Champions. Quindi non è una regola che
è sempre così. Però l'Inter ha molte partite in più quest'anno della Juventus, per esempio la Supercoppa in Arabia, quest'anno sono due partite, e tu lì alla fine di gennaio, all'improvviso, tra Inter-Atalanta e Fiorentina-Inter e Inter-Juventus, devi andare a fare una trasferta fuori, due partite impegnative. Quando ne hai tante ravvicinate, anche se sei forte, infatti, è difficile infatti, che le vinci tutte. Ma infatti io sto solo dicendo quello che vedo oggi, sì, ma poi io sono la stagione che è ancora lunga, siamo alla 15ª giornata, ci sono ancora le coppe di mezzo, come giustamente hai detto tu, c'è questa Supercoppa articolata in più partite, che vai a giocare, credo, in un paese caldo, esatto. Quindi ci sono sicuramente tantissimi imprevisti. Però no, Massimo, per concludere, sono d'accordo con te, tu non eri tra quelli che mettevano la Juventus all'inizio dell'anno. Assolutamente, io ho sempre detto Inter, perché Milan e Napoli, le squadre che potenzialmente. Anche io mettevo il Milan e Napoli, però mettevo dentro pure la Juventus. Ma perché? Io la Juventus perché secondo me non aveva ancora probabilmente capito cosa voleva Allegri da loro. Però io sai, Massimo, che cosa temevo? E che non mi aspettavo, una crescita così. Io sai che cosa temevo, che adesso sto vedendo quella voglia di rivalsa dopo una stagione in cui gli è successo di tutto. Se iniziano a fare dei risultati, anche solo con il blocco difensivo, perché Danilo, Bremer, Chesney sono tre comunque pilastri. In avanti, dicevo, ma Vlahovic e Chiesa possono continuare ad andare male come dopo l'infortunio. Inizia a fare risultati, quella voglia di dimostrare che non era colpa dei giocatori il fatto di non essere stati in Champions League. Sì, ho capito, però ti può dare qualcosa, però alla fine io ricontinuo a dire, gli interpreti sono poi quelli. La qualità, siamo d'accordo, cioè, la qualità con l'Inter ha giocato un certo contro l'Inter ha giocato Nicolussi Caviglia, che all'inizio dell'anno probabilmente non era neanche nelle figurine Panini. Sì, ma l'Inter, io mi ricordo che quando giocava qualche giocatore che era di terza fascia, per prenderlo in giro noi in campo, non sto scherzando, ma non sei manco sulle figurine, gli dicevi no, non sto scherzando, veramente c'era la cosa, uno Nicolussi Caviglia, se prendevi l'album del Panini, secondo me non c'era dentro Nicolussi Caviglia, per me è fuori. Marcello, ecco. Prego, sì, Maurizio. Mi hai anticipato, volevo capire, perché poi alla fine, all'inizio c'era tanto scetticismo su Allegri, vedo che comincia a montare l'ottimismo. Fin quando ti tiene a due punti dall'Iperuranica Inter, cioè come puoi non essere ottimista? Cioè, hai battuto, io parlo adesso dei più forti, la Lazio, hai battuto il Milan in casa sua, hai battuto il Napoli campione d'Italia, con l'Iperuranica Inter e con Nicolussi Caviglia citato orora da Massimo, con Nicolussi Caviglia l'Inter Iperuranica non ha vinto. Cioè sono dei segnali, no? Anche questi. Cioè, nel senso che quando una stagione è storta sempre. E quindi anche quando metti Nicolussi Caviglia ne prendi tre. No? Invece con Nicolussi Caviglia l'Inter a un certo punto si è accontentata di fare pari all'Allianz Stadium e non ha neanche osato più di tanto. Cioè, quella sera non mi sembra di ricordare grandi occasioni da gol in serie da parte dell'Inter come contro l'Udinese. Con l'Udinese è stata una fabbrica di occasioni da rete. Con la Juventus non mi è parsa. Quindi perché c'è ottimismo? E rispondo alla tua domanda, Maurizio. Proprio per questo, perché ti rendi conto che nonostante la Juve sia anche, e ricito Massimo, inferiore alla Juve di Conte, che era ritenuta più inferiore di quel Milan, ma questa Juve è più inferiore a quella di Conte, nonostante tutto c'ha una solidità tale, ha immagazzinato così bene quello che gli sta dicendo e gli sta inculcando Allegri, la lezione di Allegri, che può piacere o non può piacere, ma rende a questo punto, devi essere per forza ottimista. Però scusate, io continuo a dire, lo ribadisco in tutte le trasmissioni, questa Juventus l'anno scorso con gli stessi effettivi è arrivata terza. Ok? No, non aveva gli stessi effettivi. No, sono i giocatori sono Vlahovic e Chiesa, ragazzi, venivano dai fortuni. Appunto dico, Chiesa non c'è mai stato. Appunto dico, sto dicendo, quindi è arrivata terza senza Vlahovic e Chiesa. Se ingranano Vlahovic e Chiesa, perché questa Juventus non può essere considerata pretendente lo scudetto? Infatti ormai la consideriamo tutti. Voglio andare da Vigliotti un secondo soltanto per chiedergli il contrario della Juventus lo sta facendo il Napoli con Mazzarri, è molto più bello a vedersi, però insomma i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti.
Bah, Maurizio, non mi fermerei e limiterei alla questione del risultato, perché Mazzarri arriva con un calendario del Napoli che deve giocare con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Vince a Bergamo con l'Atalanta, fa buone prestazioni con Real, Juve e Inter, le perde in maniera probabilmente qualcuna non meritata. Se fosse arrivato un po' prima, come era giusto che fosse dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, avrebbe avuto un calendario sicuramente migliore, avrebbe potuto lavorare di più. Quindi mi sembra al momento un paragone ancora non fattibile. No, il paragone è sulla solidità, momento, no? Nel senso, una brutta ma solida, l'altra che migliora, sì, però prende stai gol. Giocando, stai giocando senza il terzino sinistro. Sì, stai giocando senza il terzino sinistro, con Quaraschelle che ne soffre, ci sono situazioni e retaggi passati con una condizione fisica drammatica che ha lasciato Maceri e Garcia, insomma ci sono tante situazioni particolari. Ne approfitto di questo momento storico di aver avuto, e ti ringrazio, la linea per darvi due cose. Innanzitutto mi piacerebbe, visto il titolo Lo Scudetto è un affare a due, ricordare il mitico film, visto che siamo in periodo natalizio, La poltrona per due, perché sono 40 anni, ricorre nel 2023 Una poltrona per due, che ricorre 40 anni dell'83 di questo film, e quindi mi piace molto questo paragone. È natalizio poi, un film natalizio. E poi a proposito di poltrone, esatto, appunto proprio per questo. E poi una notizia dell'ultimissima ora, che ovviamente Federico poi riporterà dopo con dovizia di particolari: Osimhen ha vinto il pallone d'oro in Africa. C'è questo viaggio che ha scatenato molte perplessità e particolarità alla vigilia della Champions, che è andato a Marrakesh in Marocco, ma almeno torna con il pallone d'oro che ha vinto davanti a Salah. E quindi tanti complimenti a Osimhen, che se l'è pure meritato, secondo me. Maurizio, confermo ovviamente quello che ha detto Gianluca, aggiungo anche che questa presenza di Osimhen a Marrakesh il giorno prima di una partita di Champions qualche polemica l'ha creata, tanto che Mazzarri oggi ha detto: devo parlarci, vediamo domani come sta. Cioè, non è detto che Osimhen domani giochi, quindi non è proprio... È anticipato il pensiero di Massimo, infatti. Sì, non ci eravamo parlati, ma... Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare. Gianluca, io volevo soltanto farti un attimo una domanda. Nella breve introduzione che abbiamo fatto inizio puntata, io ho detto che il Napoli comunque ha giocato discretamente, ma ha sprecato troppo. Tu sei d'accordo con questa cosa, che comunque qualche spreco effettivamente da parte della formazione di Mazzarri ci sia stato? Per esempio, ti cito solo un nome: Kvaratskhelia. Sì, con la Juventus è stata un'occasione incredibile, ma anche faccio un passo indietro alla partita con l'Inter, dove l'Inter alla fine merita sicuramente la vittoria, ma nel primo tempo ricordiamo la traversa di Politano, ricordiamo le parate di Sommer. Con la Juve nel primo tempo, al di là della clamorosa occasione di Kvaratskhelia, c'è un palo baciato da Politano, il miracolo di Szczęsny su quel tiro di Di Lorenzo, che nonostante un giudizio sbagliato dell'assistente di linea, poi sarebbe stato probabilmente concesso il gol valido, perché Bremer rimette in gioco Di Lorenzo, che non era in posizione di offside, come l'abbiamo raccontato in diretta. Quindi il grande rammarico c'è. Tutto questo però poi coincide con un secondo tempo di queste partite giocate bene, all'altezza, con grande formazioni, dove però sei calato nel secondo tempo con la Juve, hai fatto poco, non hai fatto tantissimo, e la Juve ha trovato il suo solito guizzo. L'Inter, con le discussioni che abbiamo fatto la settimana scorsa, l'ha messa al sicuro. La stessa cosa è successa con Real Madrid da 8 minuti alla fine. E quindi c'è questa, diciamo così, bilancia di un Napoli che è leggermente, sicuramente meglio di quello che drammatico che abbiamo visto con Garcia, ma comunque hai portato poco a casa, perché il calendario ti ha penalizzato. So che per te ho una domanda, Massimo, prego. Sì, scusa Gianluca, io ti faccio una domanda e ti faccio un attimo riflettere. Il fatto di aver perso il coreano dietro ha inciso anche sui compagni di reparto, perché molto spesso, soprattutto nei centrali, diciamo nel pacchetto arretrato, quando levi un giocatore importante, un giocatore che dà sicurezza anche agli altri, lo levi, si vede un qualcosa in meno, anche di qualità, di questi giocatori che rimangono comunque orfani. Io parlo di Rachmani, parlo addirittura del portiere, di Meret, e forse anche un pizzico di Di Lorenzo. Cosa ne pensi?
No, io dico che ovviamente hai fotografato dalla tua esperienza e dalla tua sapienza di calcio giocato e non hai inquadrato la situazione. Kim ti leva due situazioni. Ti leva il gioco aereo e quindi l'appoggio di Rachmani, che è un giocatore sicuramente valido, ma che aveva questa sorta di PlayStation vicino di Kim, che nel gioco aereo ovviamente gli dava un supporto clamoroso, anche se adesso dicono che Kim non sta facendo benissimo nel Bayern Monaco, ma è relativo, altro sistema di gioco, altre situazioni particolari. Ma proprio soprattutto Kim, la velocità di Kim consentiva al Napoli di pressare molto più alto, scendo nel tuo campo ovviamente. Bravo. Con Spalletti, perché gli permetteva di fare il famoso uno contro uno, due contro due, cioè nel senso che con Kim potevi affrontare assolutamente un contropiede avversario, cosa che non puoi fare adesso. Ed è normale che, venendo a mancare il perno principale, gli altri hanno perso quella sorta di sicurezza che potevano avere, che nei momenti difficili c'era sempre lui, questa diga coreana che in qualche modo riusciva a ovviare a delle situazioni pericolose. Scusate, voglio aggiungere un dato che mi ha impressionato in settimana, perché sono stati resi pubblici i numeri del Napoli, che l'anno scorso ha chiuso con una cinquantina di milioni di passivo, quest'anno ha chiuso con un attivo di 79 milioni per la precisione. Allora dico io, tu chiudi in attivo di 79 milioni, non dico che devi prendere il difensore da 79 milioni, però quest'estate l'abbiamo detto tutti, e il Napoli, no, Gianluca ha trattato fior di difensori, per poi andare a finire su Nathan. Cioè, questa cosa non è che l'abbiamo scoperta col senno di poi, che Kim era fortissimo, che Nathan non poteva essere Kim, magari anche se fosse stato forte avrebbe avuto di un periodo di adattamento. E lì è responsabilità di De Laurentiis, perché praticamente Giuntoli gli aveva già apparecchiato l'ingaggio di un difensore. Max Kilman del anche Kilman, che prendevi a 25 milioni. E lui praticamente l'ha tirata per le lunghe, poi Kilman ha rinnovato per altri 5 anni col Wolverhampton. C'era anche l'alternativa prima di Danso, che era Lenormand della Real Sociedad, che sta giocando bene. Cioè erano tutti giocatori che praticamente erano nella lista di Giuntoli e che bastava trattare e chiudere. Ma anche il Napoli si poteva permettere anche di spendere 40 di cartellino, magari non 10 di ingaggio, ma un difensore che prende, non so, 3 milioni di euro a 40 milioni di cartellino se lo poteva benissimo permettere. Comunque, e invece non lo so, ha sottovalutato forse Gianluca questa cosa di Kim, perché aveva indovinato tanti giocatori quando sono andati via, Koulibaly, Insigne, Mertens e tutti i senatori. Sì, ma non della Valentes, però chi c'era fare mercato. Per questo dico, forse ha pensato che fosse una cosa facile sostituire, perché gli era riuscito una volta, ma quella è stata un'impresa clamorosa, cioè comunque, sostituire e indovinare tutti. Se posso dire una cosa anche a Gianluca, mi è stato raccontato, insomma, da chi ha visto il Napoli pochi giorni fa da vicino, e senza entrare a dire chi me l'ha raccontato eccetera, che ha avuto la sensazione di una squadra, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, fisico, dei giocatori o fisico anche, una squadra molto smarrita, senza guida, cioè una squadra spaesata, senza riferimenti. E questa cosa lo capisci, perché questa cosa incide quasi quanto un aspetto tecnico tattico, cioè non hanno un direttore di esperienza che li possa guidare, non hanno avuto un rapporto col precedente allenatore, comunque adesso il problema del direttore continua ad esserci, Mazzarri è arrivato da poco e comunque non ha le spalle robustissime, no, per il suo recente passato. Quindi mi è stato detto che ha visto dei giocatori senza certezze, e comunque sono ragazzi, e anche l'aspetto psicologico secondo me li fa rendere molto meno di quello che valgono, al di là poi di tutte le visioni tattiche e tecniche di cui ovviamente abbiamo parlato. Allora, io quello che invece voglio sapere da te, Paolo, la tua... Sì. No, vai. No, io vai, volevo chiedere un'altra cosa, Gianluca. Volevo dare conforto, confrontare. Sì. Volevo sentire. Allora, cominciamo da Gianluca. Vai, Gianluca, finisci. Sì, volevo dare ovviamente conforto alle parole di Paolo, di Bargigia. Perché quello che è accaduto con Garcia, e ripeto, Garcia non è che è venuto da solo, ha bussato a casa Napoli, ha detto posso venire a allenare, sono andati a prenderlo dopo aver ricevuto qualche no importante,
La scelta di Garcia, tutti possono sbagliare nella scelta, no? Per carità. Il problema è che quando ti sei accorto che Garcia stava combinando davvero danni importanti da un punto di vista fisico, tattico, tecnico, non l'hai cambiato subito, dopo Napoli-Fiorentina, sei andato direttamente su Conte, e qua vado dal mio amico Massimo, che gli ha detto legittimamente di no, l'ha detto anche poi pubblicamente, e tu hai insistito nel momento in cui il calendario ti poteva consentire invece di poter fare un'altra strada, e lì i giocatori hanno perso le loro certezze, hanno cominciato a sbagliare molto anche da un punto di vista tecnico, tattico, fisicamente sono veramente KO, molti infortuni muscolari, insomma è successo davvero di tutto. E poi me lo insegnate, Massimo ce lo insegna, quando le cose vanno male, ragazzi, allora viene fuori che Zielinski non ha rinnovato, che Osimhen deve fare il contratto, che Kvaratskhelia vuole l'adeguamento, che Meretta ha perso insomma succede di tutto di più. Il lavoro di Mazzarri adesso è un lavoro che non va soltanto rivolto al campo, ma va a ricompattare un po' i giocatori, a trovare la loro certezza, e qualche piccolo risultato da un punto di vista prestazionale, ma non dei risultati, si è cominciato a vedere. Però Gianluca, scusa, anche qui io ti devo chiedere una cosa, tu sei molto vicino all'ambiente Napoli, vedi tutte le partite, mi pare di aver intuito delle posture di alcuni calciatori completamente diverse, e un atteggiamento un po' diverso rispetto a quello che avevano l'anno scorso nell'approcciare le partite. Mi spiego meglio, mi sembra che manchi un po', credo dalle vostre parti dite un po' di cazzimma, un po' di motivazioni, cioè voglio dire, in un Torino-Napoli dell'anno scorso sull'1-4 vidi Osimhen fare una rincorsa su una palla che sembrava che dovesse giocare su quella palla vita o morte sportiva, intendo naturalmente, quasi si stirava, quasi, esatto, si stirava. Bravissimo. Quest'anno non solo in Osimhen, che poi l'abbiamo anche visto a sprazzi, anche in tutti gli altri i calciatori vedo un qualcosa in meno da questo punto di vista. Non pensi che lo scudetto abbia un po' prosciugato quei, diciamo, serbatoi di quella motivazione, di quella spirito, di quella voglia? Poi naturalmente sono d'accordo con Paolo che dice manca anche un direttore, probabilmente il fatto che è andato via il comandante di questa nave, che era Luciano Spalletti, ha sicuramente inciso un po' tante cose che non riconducerei solamente al fatto che Garcia è stato preso a dispetto di tante altre prime scelte. È una domanda questa, eh? No, ma per carità, le certezze delle quali parlavamo prima sono venute a mancare in un amen, ma anche come posizione in campo, cioè voglio dire, i reparti, il Napoli difendeva più basso e molto più lungo, lascia Osimhen con i lanci lunghi invece di accompagnarlo, insomma è cambiato tutto, lo Bottega non è più il metrome della squadra. L'unica cosa che Garcia aveva detto, dice, in questo momento la cosa più difficile che devo fare è mantenere alta la fame della squadra. Però questa è una squadra che non è che ha stravinto il mondo intero, era la prima volta che vincevano quasi tutti, tranne Lozano che aveva vinto un campionato col PSV. Quindi sotto l'aspetto motivazionale non credo che si abbassasse l'asticella, tutt'altro. Tutt'altro. Però insomma alla fine questa sommatoria di situazioni credo che abbia davvero creato questi problemi con il Napoli, che in questo momento è chiamato solo a una cosa. Bisogna resettare completamente tutto, non lo voglio neanche vedere che succede tra Juventus, Inter, la poltrona per due, eccetera. Io devo pensare alla Roma, al Bologna, alla Fiorentina, perché Napoli ha la necessità, l'obbligo di arrivare in Champions League, essendo una società che non ha la madre o il padre che viene a coprire i bilanci sotto, ma è una società che si autofinanzia e che quindi deve necessariamente raggiungere la Champions proprio per raggiungere risultati bilancistici positivi come gli 80 milioni di utile. Ecco, però scusate un attimo, è una domanda rivolta a tutti quanti. Nella partita appunto che abbiamo visto tra la Juventus e il Napoli, comunque dopo aver subito il gol da parte della Juventus, il Napoli, anziché avere quella reazione, o meglio Mazzarri, anziché dare quella reazione offensiva alla squadra, io ho notato che il cambio, per dire, di Simeone con Kvaratskhelia l'ha fatto all'86esimo, ecco. Cioè non è una
una scelta un po' insolita, ecco, all'86esimo dopo che... lo sai? Sì, sì, no, infatti volevo dirvi, questa era la, questa domanda. È la domanda, pensateci un attimo. Poi ce n'è un'altra di domanda, soprattutto per Borrelli. Assolutamente, voglio, però gliela svegliamo dopo. Se la pubblicità. Se è l'Inter più bella degli ultimi 20-30 anni, come si scrive sui social, ma lo sapremo dopo questo. Lo sapremo dopo. La mia curiosità è quella della scelta di Raspadori all'86esimo. Allora posso? Comincia tu. Allora, chi vuole rispondere? Prego. Ma Gianluca, prima Gianluca. Gianluca, Napoli, Gianluca, prego. Le sostituzioni nel finale, perché... No, io, ma no, io l'ho detto prima, Marianna, grazie, grazie Michele, l'ho detto prima, Marianna, i secondi tempi del Napoli sono sicuramente sottotono rispetto all'inizio delle partite. E con la Juventus poi alla fine, sai, non riesci a reagire, cerchi di cambiare qualcuno, entra Raspadori, entra Simeone, insomma i cambi, non è il cambio decisivo che faceva Garcia, anche se tu pensi che possa essere la stessa cosa che a Genova sul 2-2 esce Kvaratskhelia a 3 minuti alla fine, entra Zerbin. Là è diverso, insomma, provi a mettere una punta in più con la Juve per cercare ovviamente di provare. Vabbè, proprio Kvaratskhelia togli, vabbè, però io è cosa ben diversa, non è il cambio. Cioè. Sì. Lo so, non lo togli, cioè, ma perché, non perché, puoi giocare perché in 12, con, cioè, nel senso che con il francese ma no, andava tutto perché, male, ma adesso togli Kvaratskhelia, ma ripeto, io non sto stesso, giustificando il cambio di Mazzarri. Hai ragione, Marcello. Sì. Cioè, non per difendere Garcia, perché per l'amor di Dio, senso, però, ripeto, Garcia ha tolto Osimhen quando aveva una voglia in quel finale di partita a Bologna dopo che aveva sbagliato il rigore. Sono tutti episodi, poi dopo ha le sue colpe, però... Come, Massimiliano, però come stavo dicendo, cioè, Massimo ha detto un po' era Kim. Ma hai visto a Madrid quando hanno cacciato Mazzarri? Cioè, si vede proprio che adesso il gruppo si è consolidato. Ma come mai continui a difendere Garcia? Ma sei il suo addetto stampa? No, continui a difendere Garcia? No, perché io volevo sostenere la tesi che secondo me Garcia conta il 20 o il 10% nel problema del Napoli. Hai visto il cambiamento dell'atteggiamento dei senatori? Quindi ne sai più tu di De Laurentiis, che vive con la squadra, cioè l'ha mandato via e ma perché manda non poteva via, ma perché quando va male una squadra conta, chi è che mandi via? Chi è che solo mandi se via, conta Paolo? Il 10, quando va male una squadra? Ma se fosse qual stato solo il 10-20% c'erano altre soluzioni. Dimmi quali. Che si trovava ma se uno, se un problema è il 10-20, l'altro 80 da dove deriva? Ma da che mondo è mondo se il problema da, è dalla Madonna Benedetta. Abbiamo da dove arriva? Che l'allenatore conta 10, il 20, quando però, è bravo, bravo il 30. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che l'allenatore conta 10 e 20? Ma secondo te Guardiola nel determinare dei cicli nella crescita dei giocatori è uno che conta il 20%? Non so. Ma Guardiola è un'eccezione. Ma che è un'eccezione? Ma è tutto in proporzione, ovvio, no? Ma Garcia non è andato via a ottobre solo perché era stata una scelta di De Laurentiis, si ha voluto provare a rimettere insieme i coach, ma già a ottobre era evidente che non c'era più niente. Ma quindi evidentemente De Laurentiis, che ne sa più di me sicuro, ma... Sì, ma più di tutti noi a Napoli. Sicuramente più di Lavia. Evidentemente se fa una scelta dove sbugiarda se stesso, ma i giocatori non erano più in gruppo, dove in pratica sbugiarda se stesso, perché già ad ottobre era di fronte a un evidente, non poteva fare niente di diverso. Max, però hai visto il gruppo come ha reagito adesso, era un problema in modo vero, diverso, no? Anche a Madrid quando ha fatto il 2-2 le parole sempre di spento. Sì, per forza è la scossa a quel punto lì è chiaro che la squadra è messa di fronte a una sua responsabilità. Ragazzi, ma la prima cosa che ha detto Mazzarri, hai cambiato allenatore, se andiamo male ancora vuol dire che è un problema. Ma scusa, nostro. Max, la prima secondo me è una questione di responsabilità di giocatori che si rimboccano le maniche e stavolta tocca a noi. Secondo me. Poi dopo va fatto un'inchiesta. Io proporrei a Report un'inchiesta delle ragioni per cui Lavia è così. Non lo so, dico con Garcia, no, perché è il motivo dell'ipotesi? Non so, perché di solito fa Max, la prima cosa che ha detto Mazzarri salta fuori qualcosa, è partito dall'espressione di gioco bellissima del Napoli campione d'Italia. L'altro invece è partito dicendo, come disse Benitez all'Inter dopo Mourinho, giriamo pagine e togliamo Michele, le voci. Michele, c'è un problema che Lavia non mette insieme. Però io non tornerei più su questo. Ma infatti, no, poi chiudo. A poi parte chiudo, Max, no? Sentiamo poi, no, ma infatti è lui che continua, però chiudo. Parliamo della grande bellezza. Può essere vero, aspetta. Può essere vero che un allenatore in linea di massima conti una certa percentuale sul piano tecnico e tattico? Può essere, ma non lo è. Ma il problema è che quando un allenatore si mette nella condizione di avere tutti i giocatori più rappresentativi contro, che già il ritiro urta il capitano Di Lorenzo perché gli dice guarda chi lo dice che se il capitano decido io,
è chiaro che il 20% sale. Non si vede che gli dice devi giocare con le due punte. Perché c'è una gestione, un'insofferenza psicologica che ammazza una squadra, quindi è più del 20% in questo caso, no, ma poi purtroppo. Massimo, gli allenatori in teoria, no, a Coverciano, almeno gli allenatori questo mi ci dicono sempre, che tutti sono bravi sulla carta, poi la bravura dell'allenatore è entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, e quello è la cosa che fa la differenza. Cioè, se tu non crei, anche Ranieri l'ha detto ultimamente, cioè se tu non crei quel tutt'uno come gruppo, ma anche i giocatori che si rivedono in quello che propone l'allenatore, non vai da nessuna parte. Lì tutti quelli che venivano sostituiti, la prima cosa era mandare a quel paese allenatore. Quindi è più di un 10%, invece si vede che hanno cercato sì, di però mettere... i risultati non cambiano. Io no, ho capito, ma ha giocato con Juve che mi dice Vigliotti, però erano partite sì, ma difficili, ha giocato con la Juve. Non le puoi paragonare. Sì, però sì. Io paragono, scusami. Ma dagli due mesi almeno adesso. No, gliene do anche quattro, cioè tutti quelli che gli servono. Però... è un altro discorso. Sì. Quello che io vedo non è relativo alla difficoltà delle partite. Io vedo le distrazioni difensive che fa il Napoli sono le stesse, e soprattutto come si allunga in determinati momenti della partita sono le stesse errori che noi notavamo con Garcia. Però aspettiamo, diamo il tempo. Sì, quello che invece io voglio sapere, non puoi paragonare le partite di Garcia a quelle di Mazzarri. Certamente però, no, non le puoi paragonare le partite di Garcia a quelle però, di Mazzarri. Certamente no, siamo onesti, ragazzi. Dire, Gianluca, ma l'hai fatto, l'hai appena fatto. No, sto però, dicendo che vedo gli stessi difetti, non che gioca Maurizio, molto meglio Maurizio, di Garcia. Quella cosa lì può essere anche figlia di una preparazione atletica sulla quale Mazzarri non è ancora riuscito a metterci mano, no? Che è un'eredità negativa di Garcia. Però siamo onesti, non è che il Napoli è passato da Garcia a De Zerbi, onestamente. Mazzarri è ancora tutto da comprendere. Cioè, buon approccio psicologico, si fa voler bene. Io si quando fa sento dire che il Napoli a Torino Napoli... ha dominato, io se ma io mi rifaccio. Se io sento dirgli questo, un po' di brividi mi vengono. C'è chi, quando le cose ancora dovevano essere parlate, sì, ma in studio ci sta come sempre chi che prima che facevamo le cose, si parlava di Tudor, eccetera, ha detto, e mi riferisco ovviamente a Massimo Brambati, che nel Napoli ci voleva in quel momento il buon medico di famiglia, visto che era impossibile andare oltre. Certo. Il buon medico di famiglia, Mazzarri poteva essere sicuramente una soluzione giusta. L'ha detto Massimo Brambati quando la sera stessa parlavamo sì, che Tudor. Ma io infatti mica sto dicendo. I nostri però, non sono dire, giudizi definitivi, perché fanno parte Gianluca. Di un giudizio relativo a scontri diretti con squadre molto importanti. Sì, ma il buon medico di famiglia. Quindi è chiaro che puoi perdere. Il buon medico di famiglia ti dà l'aspirina, ti fa passare la febbre. Non è che se stai male, magari non ti salva. Ci vuole lo specialista. Cioè, voglio dire, Mazzarri è una cosa. Però hanno cercato lo specialista. Ma lo specialista vero, non è andato. Appunto. No, dico, quindi adesso non pensiamo che Mazzarri. Cioè, è arrivato Mazzarri. No, cioè, capito, che non ha un Mazzarri... vissuto pazzesco. No, però ricordiamoci persona. Anche che è arrivato Mazzarri con delle. Scusatemi, però è arrivato Mazzarri con delle clausole comunque anche importanti, da un contratto di 7 mesi a altre vicissitudini che comunque però comportano una scelta importante per la carriera di un allenatore. Savio ci ha portato fuori strada. Io voglio sapere da Michele, visto che il tema era sfida Inter-Juve. Poi mi risponderai a questo punto no, dopo ancora. No. Io voglio sapere, è l'Inter più bella che si è visto e contro? Voglio sapere da Chirico. È la è Juve più importante, se l'Inter non avesse subito così pochi gol, potremmo dire, è più importante una squadra che fa molti gol o una che ne prende pochi? L'Inter ne fa tanti e ne prende pochi, quindi niente. È difficile questo paragone. Ragazzi. Però la Juventus dà un'idea, ricordiamocelo. Devi sudare 7 camicie e non basta per arrivare a tirare in porta contro, e questo è un plus, è un valore. Ne parliamo dopo però. Sì sì, ci fermiamo un attimo, mi raccomando pensate bene alle risposte. Tra pochissimo pubblicità. Insieme amici di Sette Gold, Federico Bertone, com'è stato il primo tempo tra Cagliari e Sassuolo? È stato anche divertente, nel senso che il gol del Sassuolo subito ha costretto poi il Cagliari ad attaccare. Cagliari è anche andato vicino al gol del pareggio, ma non è riuscito a trovarlo. Comunque è una partita aperta, io credo che insomma possano ancora succedere tante cose in questo secondo tempo, anche perché il Cagliari ci ha abituato soprattutto in casa a non arrendersi facilmente.
Certo, la classifica dice che il Cagliari è nei guai. È nei guai come è nei guai la Salernitana, come è nei guai il Verona. Sono squadre che fanno fatica a rialzarsi, a trovare una continuità. E tra l'altro stasera il Sassuolo è senza Berardi. Se vogliamo dire, insomma, il giocatore più importante non c'è. Quindi era un vantaggio questo per il Cagliari, però per ora non sta riuscendo a sfruttarlo. Bene, Maurizio, la domanda che hai fatto al nostro Michele vuol dire... Allora, voglio vedere se riesco ad ottenere una risposta. Siccome mi avete dato tanto tempo. Adesso questa volta ti fermo io. M'avete dato... Prima di questo, vogliamo leggere il sondaggio? Allora, leggiamo il sondaggio che è proprio... Sì, è bello diretto. Chi è la favorita tra Inter e Juventus? Mi raccomando, andate a votare sulla nostra pagina Instagram di 7 Gold. Non ti chiedo di rispondere, come... te lo chiedo dopo. No. Sì, infatti, è aspettiamo. No, allora, sulla domanda di prima, io visto che ho potuto studiare, tanto ho avuto tempo per preparare. Allora, rivedendo la classifica, vi dico che si può fare un raffronto con l'anno scorso, perché di questi tempi c'era la sosta per il Mondiale, era proprio la quindicesima giornata e si fermò il campionato. Il Napoli aveva 41 punti, cioè 17 in meno. L'Inter ne aveva 30, aveva perso con la Juve, vinto a Bergamo e agguantava la Lazio al quarto posto, c'era il Milan a 33 e la Juventus a 31. Ma tutti sti ragionamenti che se mi fai parlare però Marco, se mi fai parlare ma ti hanno fatto una domanda ma sto rispondendo con dovizia di dettagli e di particolari perché se no resta un'opinione campata in aria, invece ti sto portando dei dati. L'Inter, ma che era a 30, sai quante partite aveva perso finora? 5. Adesso ne ha persa solo una. Sai quanti gol aveva fatto? 34, adesso 37. Sì, quindi il problema non era il gol. Adesso, la grande differenza è, se riesco a parlare, difesa. È che ha preso 7 gol, 15 in meno rispetto ai 22 dell'anno scorso. Quindi, vero, gioca bene, ma questa non è una novità per l'Inter di Inzaghi. Mi ricordo con Massimo tante volte l'anno dello scudetto del Milan avevamo detto voglio ricordare si parlava del miglior calcio, quanto è bella l'Inter, quanto voi è bella. Diceva. Ma è favorito, ed era vero, no. Ed era vero, ed è già successo e non ha vinto. Non quindi qual è la differenza dell'Inter di quest'anno, il terzo anno di Inzaghi, che ha una solidità difensiva non che non aveva mai avuto, che ha una fame che non aveva mai avuto, che ha una continuità fino ad oggi che non aveva avuto. Stavano facendo gli stessi ragionamenti, scusami, stavo arrivando a dicembre di due anni fa, parlando alla stessa modo. Di due anni fa, scusami. Io dico solo una cosa, che Inzaghi sta crescendo tantissimo, sì. Però io sottolineo sempre che Marotta e Ausilio hanno messo a disposizione non solo di Inzaghi, anche degli allenatori precedenti, secondo me, sempre dei gruppi molto competitivi, ok? Sia in profondità che in qualità. Quest'anno di Inzaghi mi sembra che si stia celebrando già un qualcosa che dovrà avvenire, e io mi auguro per te, per tutti i tifosi dell'Inter, che verrà, quando si dimentica però che a mio avviso due scudetti secondo me li ha lasciati lì, perché in uno non ha mai partecipato, quasi mai. Ha partecipato forse una domenica quando ha battuto il Napoli in casa nel dopo nel rientro dopo mondiale, mondiale, ok, dove è andato se non sbaglio a meno 8. C'era Lukaku, c'era Dzeko, c'erano tutti. Si è fatto male ad Alonso. Ho capito, ma c'era nella rosa sto dicendo, ma non c'era. Adesso se no contiamo quelli che c'erano infortunati. Abbiamo detto di Vlahovic e Chiesa della Juve prima. No, capito, però c'erano in rosa. C'erano in rosa. Sono successi infortuni di 6 mesi ciascuno, Brozovic, Skriniar e Lukaku. Ho capito, ma uno non è che sta a vedere se al Milan è mancato Tomori. No, perché sono cose che o un altro, o Krunic, o che ne so l'altro, come ma si Massimo, chiamava? Massimo, nell'anno in cui vinci le cose ti vanno anche un po' bene, non è che hai tutte le sfide nell'anno in cui vinci. Ma infatti... All'Inter l'anno scorso, per esempio l'anno scorso ha fatto una finale di Champions, perché negli ultimi due mesi è iniziato ad avere tutti i giocatori, li alternati, e ha raggiunto il quarto posto in campionato e ha raggiunto una finale di Champions che è stato un traguardo spettacolare. Però sai, traguardi spettacolari, guardiamo però, anche quelle cose lì. Oggi non quella è che consapevolezza. Traguardo spettacolare, io credo che vinci la Champions. Non solo, perché nella testa dei giocatori oggi c'è più convinzione perché hanno fatto quel percorso. Perfetto, io però ti dico solo questo. Ma te lo dico non perché voglio fare il gufo nella maniera più assoluta, a me me ne frega niente, io sto a Miami. L'Inter può vincere come può non può vincere, però lotta per vincere. No, scusa,
e ricordiamoci sempre che si festeggia a maggio. Certo. Non si festeggia a dicembre, sicuro, non si festeggia a novembre, però non si festeggia a gennaio. Oggi possiamo dire che questi numeri qua che abbiamo detto, no, più 30 differenze. Ma io l'ho detto prima, l'Inter, ho detto l'Inter, ho detto la squadra più forte, ti ho detto l'Inter è la squadra più forte. Prima Massimiliano mi diceva no, ma ho detto per me c'è ancora tempo addirittura per il Napoli. Ma te lo dico io. Vabbè, 14 punti. 14 punti, ne ho visti recuperare di punti. Ma guarda, il senso ma delle cose che tu Milan stai dicendo. Milan e Juve, l'anno che poi è scoppiato, se non sbaglio, Calciopoli, correggimi se sbaglio Federico, sì. Io ricordo, ero ospite, 2006? Ero ospite a Pressing e c'erano Luciano Moggi e Carlo Ancelotti che era al Milan. Gli ha mangiato 13 punti quell'anno il Milan alla Juve, che poi dopo è arrivata alla fine con l'acqua alla gola. Sì, è vero, è vero. Con l'acqua alla gola e poi è scoppiato il casino. Perché è scoppiato poi il casino? La Juve ha vinto di 3 punti alla fine. Ha vinto di 3 punti, 91, ma c'è stato un attimo 88. In cui la Juve non riusciva più a vincere, il Milan vinceva a manetta, sì, 13 ma punti ed eravamo a Natale. Vero, io mi ricordo che ero ospite a Pressing con Piccinini. Però dico a Natale. Perché oggi noi commentiamo oggi, abbiamo visto l'ultima partita, e ripeto, questo tipo di gol fatti e gol subiti, l'Inter nella sua storia non l'ha mai avuto. Cioè, quando vai allo stadio, Massimo, c'è lo stadio pieno, che non è mai successo, tutte le partite 75.000, perché si divertono a vedere giocare questa squadra. Ma certo, anche la Roma c'ha 75.000 tutte le domeniche. Sì, 60, dire? Perché è più. Però, capito, non, si, però non si ti posso, no, non puoi dire che si divertono come si divertono quelli dell'Inter, perché i numeri sono diversi. Io ti dico solo questo, ti faccio, ma non è, ti butto là una zanzarina, ok? Tu davanti hai due giocatori straordinari, quest'anno uno veramente che stanno facendo impossibile da marcare, mi sembra. No. Onestamente poi su lì potrei aprire una parentesona, perché per esempio il difensore centrale che ieri marca Lukaku sul cross di Dybala sta attaccato, finché non parte il cross poi si stacca, non so, un pazzo. Allora, però Lautaro e Thuram, se gli viene un qualcosa a uno, un qualcosa tipo uno stiramento, può succedere, no? Hai detto tu bene, ci sono tante partite. Io credo che lì è un filino corta l'Inter. Non hai calcio più Dzeko e Lukaku come avevi prima, perché avevi Dzeko, Lukaku, Sanchez e chi avevi il Correa. Ma Massimo, l'anno dello scudetto dell'Inter hanno giocato Lukaku e Lautaro tutte le partite. L'anno in cui vinci ti deve anche un po' andare bene. Certo, quello sicuro. Per questo che io dico. Ma certo, ma le grandi squadre poi sono sempre, per esempio domani dovrebbe giocare Sanchez al posto di Lautaro. Lautaro è entrato nel secondo tempo a Salerno, ha fatto i 4 gol, è entrato nel secondo tempo a Salisburgo, ha segnato alla fine. Perché Inzaghi sta cercando anche di ruotare un po' tutti. Di fare un minimo di turnover. È diventato no, ma sicuramente molto bravo. Però se tutte le grandi squadre che hanno vinto nella storia gli togli i suoi due più forti, secondo me non avrebbero vinto. Questo purtroppo nel calcio non è prevedibile. Non è detto. Ma non i Berni. Allora, ci fermiamo per pochissimi istanti. Marcello, prima che ti addormenti, ti faccio una domanda. Allora, stavamo parlando appunto Inter, punti forti, punti deboli, eventuali infortuni, insomma Massimo l'ha un po' tirata a Michele, ma è un piccolo dato di fatto, non sto però scherzando. Se veniamo qui, a fare il lecca, no, cioè, secondo ragione, me devi, devi mettere un po' di critica, un po' di spicy, no? È giusto, credo. Giusto, infatti. Però Marcello, non dormiamo, ma andiamo a casa. No, giusto. Hai ragione. Ce l'ho detto io. Però aspetta, Maurizio, perdonami. Marcello, qual è invece? Abbiamo sempre parlato dei punti, tra virgolette, deboli della Juventus, ma qual è l'anello invece forte che contraddistingue, a quanto pare, la squadra bianconera? Secondo me ce ne sono due. Uno è la solidità di questa squadra dimostrata sul campo. Cioè, nel senso che io una Juve così applicata in campo non la vedevo da un paio d'anni. Cioè, partite come quella di Monza non l'avresti mai più ribaltata con la squadra dell'anno scorso o di 2 anni fa al 94esimo. Quindi vuol dire che questa squadra dentro di sé ha maturato una concezione di potercelo fare, cioè di dire noi vogliamo andare oltre, noi vogliamo crederci, ci credono, e lo si vede proprio dall'applicazione, pur essendo tecnicamente inferiori, come abbiamo già detto prima, all'Inter. E poi secondo me questa cosa, e lo diceva anche prima Massimo giustamente, questa cosa della Coppa che non fai,
Beh, a febbraio si fa sentire, ha un girone di ritorno più complicato la Juve, perché tutte le squadre forti tranne il Milan le ha affrontate già in casa. Sì. Ma l'ha detto anche lo stesso Borrelli, però, che loro vanno a giocare la Supercoppa a cavallo prima di giocare Inter-Juve. Sì. E la Juve non va a giocare 4 febbraio. La Supercoppa, non fa il viaggio per andare a Dubai a giocare sta coppa, e quindi già anche quello devi mettercelo dentro. Però posso dirti una cosa, Marcello? Posso dirti una cosa, però? Il tuo giudizio cambia nel momento in cui tu guardi Juventus-Torino, dove la Juventus fa un primo tempo orribile, un secondo tempo orribile, vince su due calci d'angolo, svarioni del portiere, e tu, nonostante comunque hai vinto per due svarioni del portiere e su due azioni di calcio d'angolo, continui a dire la Juventus orribile. Perché cambia adesso il giudizio, visto che abbiamo visto qualcosa di migliorato? Cioè, adesso, scusami, questo orribile è diventata compattezza, è diventata non ci tirano mai in porta, ma non tiravano in porta neanche quelli del Toro, eh? Quella domenica, sabato, non mi ricordo che giorno era, il Torino non ha mai tirato in porta, Szczęsny non si è sporcato i guanti, eppure dicevano, si può vedere una partita così. Fiorentina, stessa cosa. Fiorentina, ragazzi, la Juve è un disastro, ma come si può? Anticalcio, eccetera, eccetera, eccetera. Bergamo. Ora, tutte queste, inanellando tutti questi risultati, ok, dove si è proseguito a vedere tutto questo orribile, tutto questo non gioco, è diventato bello. È diventato meravigliosamente compattezza. Io non ho detto questo. È diventata solidità, è diventata la Juve. Non ho detto siderurgica. Che no, ma io sto parlando in generale, però io ti sto dicendo che tu dicevi che la Juventus era stata orribile nel derby, me lo ricordo. E continuo a dirlo, Però sto chiedendo come mai. Come mai una serie di risultati, non di prestazioni diverse, ha cambiato, diciamo così, il giudizio e gli aggettivi da orribile a compatta, solida, perché noi in Italia siamo portati a ragionare solo sul risultato. Ma non c'entra questo! Ma questa è una banalità! È un'ovvietà, il risultato, il logo comune. Ma Massimo sta dicendo come mai prima Allegri era così criticato sostanzialmente e adesso invece viene visto sotto un'altra ottica. Cos'è cambiato? Non è diventato biondo con gli occhi azzurri. Ha messo insieme una continuità di risultati. Ma la continuità è la parola chiave. Però la continuità di risultati allora sposta anche il giudizio. Massimo, col Monza, dai, siamo onesti. Non è uscito dall'area. È vero che non hanno mai tirato in porta, perché il Monza ha tirato in porta la prima volta quando ha fatto quel cross che è andato dentro, perché era un cross, non era manco un tiro. Però non è uscito dall'area Non abbiamo visto niente di trascendentale, anzi io mi stavo addormentando sinceramente. Però si addormenta pure la squadra avversaria. Il problema è che si addormenta, cioè l'esempio non è da portare col Monza, è da portare con l'Inter, che l'Inter è stratosferica. Non facciamo che parlare bene dell'Inter, perché probabilmente anche se li mette, diciamo che sei un giocatore che fa giocare male anche gli altri. Non è un merito, questo. Mica ti sto dicendo che è un demerito, ho fatto una domanda. L'ha detto Barella Io quello che dico, no, ma io vorrei rispondere. Ma io ti ho fatto una domanda, di sopra, Marcello. Quindi io non riesco a risponderti. Se non mi fate parlare, non riesco a rispondere. Sto zitto. Io non sono mai stato un sostenitore, tu lo sai meglio di tutti gli altri, un sostenitore di Allegri. Non mi è mai piaciuto, mai, neanche questo campionato qui, nonostante sia secondo, che io mi sia divertito. Forse con la Lazio, forse sforzandomi, ma non mi sono mai divertito tantissimo, anzi quasi mai, con questa Juve. Ho sempre detto che questo gioco è un gioco antico, speculare, un gioco vecchio. Però nel momento in cui tu, allenatore, prendi i tuoi giocatori e gli dici: io penso che l'unico modo per riuscire qua a contrastare l'Inter è giocare così, glielo inculchi, e questi lo fanno anche
con applicazione. Con allora sei d'accordo a dire, come ha detto Ancelotti, che Ancelotti ha detto che gli ultimi, tra virgolette, pratici, pragmatici, sono lui, Mourinho, sì, Allegri. Sono lui, Mourinho, esatto. Lei, io però invece... Domanda. Allora, se parliamo... voglio andare un attimo da Gianluca. Da esterno ti chiedo questo. Noi abbiamo visto che Inzaghi 2 anni fa era strafavorito. Oggi ritorna nella stessa condizione, ma si dice che ha fatto un grande salto di qualità. Però lo si diceva pure 2 anni fa, non rischia molto Inzaghi in questa situazione a sentirsi dire che l'Inter è più bella di sempre, eppure c'ha la Juve lì aggrappata, quindi è quasi obbligato, no, a vincere, perché? Se no magari diventa un perdente, no, di successo. No, ma no, Maurizio, no, 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 io questa volta non credo nella maniera più assoluta. Perché gli devi dare questa pressione addosso? Il passo avanti, al di là della qualità della rosa, è indiscutibile. Come dice Marcello, l'iperuranica Inter, al di là di questa situazione, l'Inter prende consapevolezza con la stagione dell'anno scorso, che perde sicuramente in campionato perché il Napoli lo ha stradominato, ma vince la Coppa, vince quell'altra, arriva in finale di Champions, ha preso grande consapevolezza dei propri mezzi. Puntano alla seconda stella, l'hanno dichiarato, nonostante un cambio, una rivoluzione, una mini rivoluzione importante all'interno della rosa, e Inzaghi sarà anche cresciuto anche lui, no? È al terzo anno che guida l'Inter, quindi un attimo di consapevolezza in più ce l'ha. Vede, attenzione, squadra, intanto, perché il Sassuolo forte, resta in 10 uomini al minuto 63, l'espulsione di Racic, credo, per doppio giallo, e quindi può cambiare la partita. A Cagliari, Sassuolo dunque con un uomo in meno, la Padula che ha preso una botta credo all'occhio, e Juan Tresoldi, non era Racic, Juan Tresoldi, lui ma l'espulso, lui, e quindi il Sassuolo rimane in 10 per la seconda volta consecutiva dopo domenica scorsa Sassuolo-Roma, lì l'espulso fu Boloca. Vediamo se è tutto regolare. Sì, gli dà un calcio in faccia, non c'è la volontarietà di farlo, però questo è sicuramente un intervento scomposto e pericoloso, per cui secondo giallo, poi qui non è un rosso diretto, il giallo credo che qui sia indiscutibile, quindi Sassuolo in 10 uomini, manca mezz'ora. Allora io volevo, dato che c'è stata un po' di maretta quando Marcello ha detto compattezza, io penso, poi Marcello correggimi, che per compattezza intendessi il fatto che la Juventus comunque sia prima di fare un gol o comunque dopo che l'ha fatto mantenga questa compattezza sulla difensiva. Questo si sa, il gioco di Allegri, a quanto pare siamo abituati. Solidità, sì, solidità. Che possiamo tradurre in solidità, ed effettivamente questo però è un aspetto vincente ora come ora, Michele. Sì, però allora io ho preso 9 gol, Allegri ha subito sottolineato attenzione perché ne abbiamo presi 3 nelle ultime 3 partite, nel senso che non bisogna mai abbassare la guardia, perché prima non ne aveva proprio presi dal Sassuolo in poi per diverse partite. Però dall'altra parte la rivale, oltre a fare questo calcio propositivo come era già successo 2 anni fa al primo anno di Inzaghi, ha aggiunto anche il discorso solidità. Cioè, mentre nel primo anno di Inzaghi l'Inter con Dzeko al posto di Lukaku, secondo me, era quasi costretta dalle caratteristiche dei giocatori ad andare nella metà campo avversaria, provare a imporre il suo gioco, oggi l'Inter, la vedete, scegliere i momenti della partita. Çalhanoğlu, dopo Inter-Benfica 1-0, dove nel primo tempo l'Inter ha detto «Vabbè, il Benfica è una squadra portata ad attaccare, potete attaccare». Secondo tempo ha detto «No, adesso la facciamo noi la partita», ha fatto 20 tiri in porta, è stato un bombardamento. E questo è successo. Beh, anche la Juventus, anche la scarsa Juventus dell'anno scorso, è andata a Benfica, primo tempo 4-0, 3-0, e poi dopo nell'ultimo quarto d'ora, 20 sì, minuti, fa 3 gol, ma e questo, finisce 4-3. Ma questo, Marcello, dai, il Benfica è un emblematico per come sono andate tutte le partite quest'anno. Il Benfica è scarso. Allora ti prendo ti prendo altre partite. Cioè, l'Inter a volte ha scelto proprio i momenti della partita, come è successo a Salerno, a Torino, a Napoli. Ma in tante parti, ma non dico che non è che l'altro tempo non lo vuole giocare, ma lo disse, ripeto, Çalhanoğlu alla fine di quella partita, dicendo abbiamo tanti impegni, dobbiamo essere anche bravi a scegliere quando fare pressing alto e quando no. Quando avevi Dzeko, però, perché dicevo sei costretto? Perché non avevi giocatori che avevano lo strappo. Adesso hai per esempio Thuram, seconda punta, che non è Lukaku dal punto di vista della potenza, ma dal punto di vista sia della velocità che della tecnica, ti fa fare anche la partita in contropiede se tu vuoi. Quindi l'Inter, gli va bene tutte le tipologie di partita questa rosa, sia se deve pressare alta e sia se deve aspettare.
è ma non pericolosa. Gli manca qualcosa avanti? Sì, cioè il terzo e quarto attaccante non sono ovviamente, come diceva Massimo prima, non sono il primo e il secondo. Ma, se permette, ma questo da che mondo è mondo è sempre stato così. Gli otto attaccanti della Juventus, per esempio, nei quattro, cioè, è superiore a, teoricamente. Ma io il Vlahovic di questa. Io Vlahovic mi sto arrendendo. Chiesa, Ken e Milik. Ma Vlahovic è rimasto, non dico solo il nome, mi dispiace perché io Vlahovic. Allora, Vlahovic è stato offerto per prendere Lukaku, quindi vuol dire che è stato classificato come un giocatore che poteva essere sacrificato. Perché il potenziale, l'età. Perché poteva essere sacrificato. Ken, insomma, fino all'anno scorso l'hanno tirato dietro a tutti. Poi qui parliamo solo di quelli davanti. Se andiamo al centrocampo, McKennie l'hanno offerto a Cani e Porci. No, centrocampo non c'è. Non c'è il centrocampo dell'Inter, come ha detto Capello in questi giorni, è paragonabile ai top d'Europa perché c'è Frattesi che è titolare nell'Italia e non trova nonostante il tutte queste non portiamo paragoni dell'Italia perché l'Italia offre. Purtroppo, questo è a oggigiorno vero. È qualcosa di però dico Frattesi è un buon giocatore, possiamo certo, dire buon giocatore. Come no? Certo. Voglio dire, in Serie A troverebbe spazio certo, facilmente. Sì, però io, invece nell'Inter fai fatica però, a trovare. Però scusate un attimo, scusate, cioè, con tutte queste cose negative che state giustamente evidenziando della Juve, cioè Vlahovic, allora dico qualche merito ce l'avrà anche l'allenatore. Ha maggior ragione, bravo. Cioè, a maggior ragione è un miracolo. Che la Juve ha due punti dall'iperuranica Inter. Cioè è incredibile. Ma Marcello, adesso scusa, io prima non ti ho detto niente perché per me iperuranica è un dato, come se stessi facendo cronaca. Però devo pensare che ci può essere anche un retrogusto di ironia. Allora, se tu, ripeto, vedi che avendo subito due gol in più, ma addirittura ne hai fatti 14 in meno, vuol dire che 14 gol in meno, come stai raggiungendo i punti, che sono più o meno gli stessi, è diverso. Quello che tu definisci partita orribile della Juventus col Torino, a Firenze, non so altre, vai a San Siro e c'è la gente che si diverte a vedere l'Inter giocare. Questo che significa? Che ha vinto lo scudetto? Per me no, sono 50 e 50 se ti devo dire io oggi, così rispondo al sondaggio. Per me è 50 e 50 perché no, poi adesso non esagerare. Non esagero. 50 e 50 no. Per dai, me Massimo. Se pesi le due squadre si vede che una è attaccata lì così. Hai ragione. E l'altra invece è in scioltezza. Però, oggi. Però Massimo oggi. C'è un dettaglio. Poi se tu mi dici che questi non giocano le coppe, quegli altri dopo ci avranno le coppe. Questo non so. Io però a oggi, fermo restando quello che ho visto fino adesso, ti ribadisco, l'altra mi sembra attaccata così. Però io mi sbaglierò, se lo ricorderà forse Max, 2 anni fa, di questo periodo, con vero, l'Inter, vero, con sentivo dire le stesse cose. Sì, no. È diversa il calcio champagne dell'Inter che gioca bene. Più bella di quella di Conte, tutto più bello. Esatto, è arrivato Inzaghi. Anzi, ma è vero. Poi hai perso con una squadra che sulla carta non vale neanche la. Allora, guardate un attimo, abbiamo il risultato del sondaggio, ragazzi. Inter favorita al 65%, Juve 35%. Ma questo è un dato, ragazzi. Ma tutto quello che hai detto tu, cioè avvalla questa sondaggio. Ma se tu raggiungi il risultato. Tu non puoi dire 50-50, cioè no, fai tutto il preambolo. Siamo forti, rimani qua. Poi 50-50. Ti dico perché il 50. Perché ti dico il 50. Allora, però te lo dico il 50 perché l'Inter iperuranica. No, l'Inter iperuranica. Deve dire quello che dice Marotta. No. L'Inter iperuranica e la Juventus che dite voi orribile, sono aggettivi che avete usato voi. Il risultato. Io iperuranica non l'ho gestito. Marcello è anche Gianluca. Voi perché chi? Voi, Marcello e Gianluca, tutti e due hanno detto iperuranica. Allora, siccome l'Inter iperuranica. Ci piace. L'Inter iperuranica e la Juve orribile, risultato finale ad oggi, due punti di distacco. Prima o poi gli orribili diventeranno un po' più bellini e gli iperuranici avranno un periodo di difficoltà. Ma non è detto che il bellino non è detto che il bellino porti punti. Tu puoi essere bruttino tutto l'anno e a catapunti. Sì, ma Massimo, ma io ti metto un altro elemento. La Juventus quando non lotta è per lo scudetto. Bellino. E questo me lo raccontate anche voi che in campo ci avete giocato con la Juventus. A parte la temporale di Perugia, quando la Juve si gioca lo scudetto punto a punto, di solito lo vince. Quindi è molto pericoloso portarsi la Juve nel duello punto a punto a maggio. Ma non è che l'Inter ce la porta, la Juve che ci sta. Ma non è che la Juve, c'è sempre la Juve degli anni dietro. Però storicamente le maglie, storicamente il nome, allora ti faccio l'ultimo, ecco, Gianluca mi ha fatto aprire un'altra finestra.
Perché dice, perché dice Gianluca? Nel 2018 l'iperuranico Napoli di Sarri, che giocava il più bel calcio non solo in Italia, ha fatto 91 punti. E a 91 l'ha perso. Però di là c'era la squadra. Sì, non però, c'era la Juve. Ma Massimo, ma le medie di oggi, 38 e 36. Sì, ma mancano 4 giornate alla fine dell'andata. Se Inter e Juve continuano così, girano a 50 e 48, la proiezione è quasi 100, non neanche 91 e 95. Quindi voglio dire, tu puoi pure fare il calcio bello, ma se c'è un'altra che in un altro modo i punti li fa, e io sono d'accordo con Marcello che non è più casuale, non è casuale quello che sta facendo. Ma che dice Bargigia se poi la Juventus sta sempre lì attaccata? Poi l'Inter c'ha gli ottavi di Champions, tutte le critiche. E magari perché c'è io, la quello che io noto è che molto spesso confondiamo la solidità e la diciamo brillantezza, la capacità di chiudere tutti gli spazi con un'incapacità di giocare. Non è sempre così. Ma dunque io dico due non cose. Non dico te, dico in generale. Sì, no, io dico due cose. Una può sembrare banale, ma non lo è tanto. Se a gennaio la Juventus dovesse per caso a riuscire, possibilità pochissime, a prendere De Paul, allora lì cambierebbe un po' la musica. Anche se l'Inter prende Taremi? Ma l'Inter non prende Taremi. No, ho detto per dire. Ma l'Inter a gennaio non farà nulla. Sono convinto che non farà nulla. E invece la Juve. Poi ce lo spieghi tutto dopo, vero? Sì, no, dopo parleremo un po' di mercato dando un aggiornamento, dobbiamo parlare anche del Milan. Però io dico, attenzione che se a gennaio la Juve riesce a fare questo colpaccio, sul quale in questo momento è molto, molto in occhiali scuri ed è molto difficile, ecco, con De Paul, con un titolare, cambierebbero le cose. Occhiali scuri è bello. È bello, sto dicendo anch'io, in occhiali scuri. Sì, sì, no, è vero, perché comunque loro non danno segnali su questa cosa, ma sappiamo che è l'obiettivo numero uno. Perché sarebbe un'operazione per subito, ma anche per le prossime stagioni, capisci, De Paul? Avresti già un giocatore fatto e finito. Ovvio, ovvio. E dico che secondo me, invece... Però posso dirti una piccola cosa? Allora, io so che uno che lavora all'interno della Juve ha chiamato un allenatore e gli ha chiesto lumi su due giocatori. Perché... perché vogliono provare a prendere allora, no, due giocatori per avere delle notizie, ok, molto più dettagliate all'interno addirittura di quelli che sono Phillips, Calvin Phillips e Højbjerg del Tottenham, e ha chiesto queste cose perché sono due giocatori che loro, potenzialmente che loro hanno valutano. Un profilo. Uno ha rotto completamente col Chelsea. È vero. Fuori. Questo però. E quindi è fattibilissimo. Un mese fa. No, ma io dico, ma è chiaro, sono delle alternative, sono delle soluzioni. Però sono più due mediani. Invece, sì, De Paul è uno che ti fa cose, ti fa Però De Paul costa, questi qua. Potrebbero costare Calvin molto meno. Phillips te lo potrebbero prestare anche gratuitamente, esatto, bravissimo. pagando parte dell'ingaggio. Bravo. Højbjerg fino ad oggi non è in uscita dal Tottenham, mentre Calvin Phillips è stato messo sul mercato da Guardiola e lui vuole giocare per non perdere l'Europeo. Højbjerg però non era in uscita dal Tottenham e non è in uscita da adesso perché c'era stata una serie di infortuni che hanno portato poi Højbjerg a diventare titolare e quindi si è un po' frenata quella pista solo per quel motivo, perché lui non è molto considerato dall'allenatore. Sì, no, quello è vero, però diciamo che la prima scelta sarebbe De Paul, se potessero fare un'operazione, probabilmente non riescono perché la Juve non può spendere. Sì, ce l'avevi in realtà preannunciato già un mesetto fa, che effettivamente parliamo di un profilo veramente fatto e finito, completo come hai definito tu prima. Allora questa cosa scudetto secondo me potrebbe arrivare fino in fondo davvero, perché è chiaro che la Juve adesso è un po' corta, no? E va bene, poi ci sarà anche lo scontro diretto a San Siro più avanti, quindi va bene. Cioè, bene, ci hai spoilerato un po' di calciomercato che andremo a vedere ovviamente nell'ultima mezz'ora di Inter-Udinese. Sì, un solo episodio ma molto molto discusso, perché è il rigore che sblocca la partita al 35esimo del primo tempo. Allora, adesso lo andiamo a vedere, che ci sia un braccio di Perez sulla spalla di Lautaro, questo si vede chiaramente, quindi qui se l'arbitro di campo dà il rigore si vede? Chiaramente. Chiaro ed evidente errore. No, ecco, aspetta, qui voglio arrivare. Si vede chiaramente, quindi qui se l'arbitro di campo dà il rigore, secondo me non si può dire nulla. Poi si può dire quella volta non l'hai dato. Non lo dà.
Però il problema qui è che non lo dà e interviene il VAR, come se stessimo parlando di un chiaro ed evidente errore. Ci hanno insegnato invece che è molto difficile stabilire l'entità di una trattenuta dalle immagini, e quindi credo che qui siamo di fronte a un bug di protocollo, come dico però sempre. Scusa, cioè, Federico, a Inter Bologna c'è stato Lautaro che ha fatto fallo su Ferguson, e l'arbitro ha detto ho visto tutto su angolo, e si era perso invece l'abbracciata. Comunque, ripeto, questo per me non è assolutamente uno scandalo. Io ho sentito in questi giorni dire tante cose. Io credo che la trattenuta qua ci sia. Poi ci sono forse un paio di discriminanti, Massimo. Intanto Lautaro sulla palla non può arrivare. Vabbè, e probabilmente, c'entra. Ripeto, il mio grande dubbio è qui il VAR poteva intervenire come chiaro ed evidente errore? Allora, sì, io dico sempre che queste trattenute, più che il VAR, le deve guardare l'arbitro. Lui non perché la trattenuta, la spinta, sono situazioni proprio di campo. Il VAR non te le identifica perché non capisci la forza della spinta, la forza della trattenuta, eccetera eccetera. Però c'è un aggravante secondo me in questo, che lui si lascia andare, dopo si lascia andare. Ragazzi, se non capite, scusate, io veramente mi levo il microfono e me ne vado, se non capite che il giocatore, guarda Massimo, cade dopo Massimo, scusate, c'è un nome e un cognome. C'è un nome e un cognome. Mazzoleni. Massimo, c'è un nome e cognome. Fatti dire da Bertone chi è al VAR. Mazzoleni. No, io non voglio guardare queste allora, cose. Io non le guardo queste cose. Però, di che state parlando? No, però io voglio dire che l'intensità. No, si butta giù. È dai. Giusto l'intensità. Sì, ho capito, gli fa perdere il passo. Ma guarda, che non sto mica dicendo che questo, che l'Inter non avrebbe vinto. Sì, ma quello è un altro discorso. Sto dicendo che secondo me, qui io ti posso dire. Posso dire che mi ha scritto una persona di un certo livello che lavora all'Udinese, che mi ha detto abbiamo subito un'ingiustizia al 38esimo del primo tempo, 37esimo del primo tempo, ma non ci mettiamo a fare casino. Ci credo, siamo onesti, rigore netto, siamo onesti. Vabbè. E non è rigore netto. Ma io non sono tipo di rigore. Ah, dai. Vorrei. No, sempre Viglio. Ha detto subito Federico, in aperto ha detto questo. Posso dirti chiara... anche, no, posso dirti anche che Lautaro sulla spalla. Posso dirti che Lautaro che scusa, posso dirti errore. Che Lautaro dopo ha fatto una intimidazione all'arbitro? Sì, ha gli ha tirato il pallone. Posso fare una precisazione? Perché se no non ci capiamo. Il VAR non può intervenire nel caso di spinta. Esatto, questa non è una nel spinta. Nel caso di trattenuta è obbligato ad intervenire. No, ma lui non l'ha vista proprio. Perché non l'arbitro. Conta l'intensità ma nella trattenuta. Conta nella spinta. A me non mi interessa il VAR. No, mi interessa per una questione di regolamento. Ma tu fai pure il regolamento. Tu mi chiedi a me che un paio di cross con un paio di spinte le ho vissute, io scusami, un qualche spinta in area l'ho vissuta con Serena, con Altobelli, con Rumenig, con Van Basten, con Maradona, le ho vissute, e questo si è buttato, ragazzi. Ma di cosa, scusa Massimo, ti chiedo, il difensore dell'Udinese, il 18, Lautaro la palla nemmeno la prende, perché gli deve prendere il braccio per fargli perdere? Ma non gliela prende. Ma adesso ti faccio una domanda, perché non lo lascia? Se glielo prende cade subito. Eh no, ma lui non no, deve farsi subito. Accorgere. Non perché... cada dopo. Non sì. Cade dopo, ragazzi. Cade subito e cade all'indietro, non cade in avanti. Perché cade in avanti? Ma no, ma scusa. Se tu lo tieni, cade indietro. E invece cade in avanti. Perché è in corsa. Ma se lo trattiene forte, cade indietro. Ma non lo trattiene forte. Se io sto forte. Correndo e mi tiri, io non cado avanti. Ma non lo trattiene forte. Non lo sta trattenendo forte. Ragazzi, gli appoggia il braccio, però la trattenuta noi da qui non la possiamo capire. Lo step on foot. E come fa a valutare la quale forza conta? Come fa il conta che se step on foot è rigore. Conta che se il braccio è trattenuto è rigore. Queste sono del regolamento. E infatti l'arbitro aveva deciso di non dare. Questo secondo me è stato fermato dal VAR chiave, perché cioè, l'arbitro in campo non l'ha dato questo rigore, perché non ha visto questa cosa a che differenza della spinta in cui è l'arbitro che valuta la forza della spinta. Il trattenimento è allora rigore. Perché la valuta il VAR? Sì, ma perché poi la valuta quindi il VAR, noi dobbiamo spinta. Discutere se perché la trattiene la o se non lo perché trattiene la valuta il VAR? Se lo trattiene perché rigore, se non lo trattiene non lo è. Allora però Marcello, perché qua dobbiamo essere coerenti, veniamo da un no, Napoli Inter in cui ci siamo scandalizzati per il fatto che il VAR non sia intervenuto e c'era l'arbitro a un metro.
Massa lì ha girato la testa, l'abbiamo detto, ha girato la testa e non ha visto. Il VAR doveva intervenire. Però Michele, lì ci hanno spiegato i vertici arbitrali che ha fatto bene a non intervenire. Ho capito. Allora poi una settimana dopo, una trattenuta, vabbè, la cosa non la vede. Ma io non devo essere coerente con i vertici arbitrali. Che, posso dirti che sto dicendo che per me gli arbitri sono diventati scarsi. No, questo siamo d'accordo. Basta, te lo dico io, perché questo qua lo deve vedere l'arbitro, punto. E non deve neanche andare al VAR. Mi chiami al VAR, benissimo, vado e rimango dalla mia opinione, perché l'ho visto io. Io più che sulla perché l'ho visto io. Ma lui evidentemente la stessa cosa, se fosse successo a Napoli, l'ho visto io, non l'hai visto. Però Massimo, vedi come fa a vedere quello lì, gli mette il braccio impallato dal corpo del giocatore dell'Udinese. Come fa a vedere che gli mette il braccio sopra? Sulla scarsità degli arbitri, volevo chiedere anche a Gianluca, perché lui è sempre attento in queste cose. Non è che c'è anche una sudditanza tra arbitro e varista? Nel senso, sicuro. Nel senso, chi ha più personalità prevale? Senza dubbio. Ma l'ho sempre detto. Dipende chi c'è al VAR. Orsato è uno che il varista non se lo manda. Il VAR non conta. Qui invece il VAR Mazzoleni è più importante di livello in campo. Puoi anche... Io però ragazzi ci puoi andare anche chirico al VAR se ci va Orsato, tanto non lo senti. Però io sentendo gli audio, quando sento Open VAR, mi sembra che siano proprio, fanno il massimo per poter collaborare. Per poter collaborare, non per andarsi uno la perché tanto si danno sempre ragione. A Open VAR si danno sempre ragione, anche quando sbagliano, dicono abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto bene. Ma io Marcello, che gli audio vengono mandati una settimana dopo. No, ma Marcello, ma io non mi riferisco al fatto se hanno ragione o no, mi riferisco al fatto che sentiamo l'audio e basta, senza importarcene quello che commentano loro. E noi possiamo commentare. Scusate, se fosse stato un rigore netto, come dice Borrelli, no? Come... dice netto, sì, assolutamente nettissimo. Ma perché allora l'arbitro che è lì, che è in campo, non lo dà? Perché il difensore l'ha fregato, non si è fatto fammi vedere, fammi finire, porca miseria, ti ho detto il perché. Non lo dà, no, stai zitto, non lo dà. Poi dopodiché il VAR sta 5 minuti a esaminare queste immagini, poi lo richiamano, deve andarselo lì a vedere, allora lui cede a Mazzoleni e lo dà. Ma scusa, perché ma Marcello, ma veniamo da una domenica in cui ha invocato netto. Perché non l'è andato almeno a vedere? Adesso lo va a vedere, non doveva andare a vedere. Sì, ma scusami, se avevo sempre detto che quello che vede l'arbitro vale su certi ma episodi. Ma ti ho detto l'esempio, ce ne sono diversi. Però la trattenuta di Lautaro Subotka è netta di questa. Ma l'abbiamo detto che doveva intervenire nel VAR. Adesso cambiamo teoria. È una spinta, non è una trattenuta. No, non è una spinta, ragazzi. Gli mette la mano sulla spalla. Non è così il movimento. È così, cioè gli prende il braccio e gli fa perdere il tempo. Paolo, cosa? Non ti sei ancora espresso. È una spinta, una trattenuta, è rigore, non è rigore. Insomma, qual è la tua opinione? Sentiamo Paolo un attimo. Non ha ancora detto la sua. Per me non è rigore. Per te non è rigore. Ma non è rigore perché non è... No, perché secondo me, cioè, bene aveva fatto l'arbitro in campo a non avere quella percezione. Bravo. Poi a volte, secondo me, il VAR... Poi c'è Mazzoleni. No, ecco, adesso io non ne faccio una questione di uomini. L'arbitro non vede niente. Però in questo episodio... Ma no, non è che non vede. L'arbitro vede Lautaro che cade e dice chissà se l'ha toccato, non l'ha toccato. No, il VAR con monitor dice io ho visto benissimo. Tocco, ma non ha ritenuto che no, che visto tocco. Ma come fa a vedere? Guarda, fermate qua quando mette la mano qua. L'arbitro è impallato dal corpo dell'Udinese, non vede niente il braccio. Ragazzi, con questo voglio dire Lautaro è bravo, attenzione, con tutto questo io ho levato, lui è veramente abile, è il miglior stuntman io gli attaccanti che facevano ste robe. E ma gli attaccanti che facevano ste robe erano bravi. Marcello, guarda che gli attaccanti che faceva uno che faceva ste robe qua, lui era Roberto Mancini, di prendere Roberto Mancini era bravissimo. Ma quanti rigori ha preso finora l'Inter? Anche perché in aria ci va in aria. Sette rigori, più due in Champions.